Può capitare che ad un tratto la tua vita sia priva di felicità e come un clown che finge d'essere felice, inizierai a fingere pure tu. Io sono un clown e fingo di vivere. Buongiorno Francesca. Ciao Fabrizio, sei in anticipo oggi. Oh, sì. Dopo devo passare dalla signora Mariana che sta poco bene. Sai com'è, alla sua età. Speriamo che si riprenda, ma entra pure. Thank you.
Rider tanto tu potrai quando vedi Funny Dice. Evocarlo tu potrai se tre sei tu farai. Buongiorno Francesca. Ciao Fabrizio. Ti vedo un po' agitata. Va tutto bene? Sì, sì, è che ho fatto una corsa per venirti ad aprire. Posso entrare? Sto pulendo per terra, sai, il pavimento è ancora bagnato. Non è che riesci a... Francesca, per favore. Lo sai che non puoi saltare la visita giornaliera. Va bene, ok, però facciamo in fretta perché ho le mie cose da fare. Non mi sembra bagnato per terra. Cosa? Niente, niente. Piuttosto, non avresti qualcosa da mettere sotto i denti? Sai, vengo dal turno di notte in ospedale e sono parecchio affamato. In più, oggi è giovedì. Ieri sicuramente avrei fatto la tua crema di crema alla Edgar. Sì, sì, l'ho fatta. Fantastico. Ne potrei avere un po'? Sì, certo, come no. Ora vado a prendertela. Ha un aspetto a dir poco delizioso. Davvero fantastica. Devi dirmi qualcosa? No, no.
Niente, è solo un brutto ricordo. Quel ricordo? No, niente, non era niente. Sicura? Vuoi che ti porti in clinica? Ma no, no, tranquillo, era solo un momento. Non ho dormito molto bene stanotte. In effetti non hai una bella cera. Sarà meglio se ti riposi un po', eh? Che dici? Sì, forse è meglio se vado a letto. Ok, allora io tolgo il disturbo. Ma se domani non ti vedo in buone condizioni, sarò costretto a portarti in clinica. E non voglio sentire discussioni, ok? Ok. Ah, buon riposo. Ci vediamo domani. Di lasciarti andare e venire con me.
Buongiorno Francesca, ti trovo in gran forma. Ciao Fabrizio, già mi sento veramente bene. Mi sono messa a seminare delle piante per ridare un po' di vita a questo giardino. La mano? Come sta? I medici hanno detto che il polso deve essersi spezzato cadendo per terra. Va molto meglio. Vedo che hai iniziato a superare ciò che ti è successo. Già, non ci resta che andare avanti per evitare il fingere di vivere. E so che questo Leo lo capirà.